Nicola, buongiorno! Buongiorno! Che cosa facciamo vedere ai nostri amici oggi? Oggi vi facciamo vedere come si monta un relè crepuscolare da palo. Un relè crepuscolare da palo? Sì. E che è su crepuscolare, Nico? Adesso vi facciamo vedere a cosa serve. A cosa serve e anche come si monta? Certo. Ok, procediamo. Di che cosa abbiamo bisogno per fare questo piccolo lavoretto? Allora, del crepuscolare, okay. Prima cosa, di una forbice, sì. Giraviti, sì. Una lampada, sì. E della nostra 220. Ok, di un cavetto ovviamente. Vabbè. Per dare l'alimentazione. Sì. Qual è la prima cosa che dobbiamo fare? Beh, aprire il nostro crepuscolare. Sì. Eccola qui. E si apre. Per comodità di installazione, togliamo proprio il crepuscolare dalla custodia. Ok, adesso vi facciamo vedere più nel dettaglio i contatti. Allora, abbiamo tre morsettini NL e L1 e poi abbiamo una rotellina che vi facciamo vedere dopo dove c'è scritto Lux. Su N andrà il neutro, su L ovviamente la fase e su L1 andranno i ritorni di lampada. Se lo incliniamo un po', ecco, c'è questa rotellina che serve ad impostare la soglia di intervento, cioè serve ad impostare i Lux. Perché praticamente possiamo dire al crepuscolare accenditi quando è molto buio, tanto per farvi capire, oppure accenditi all'imbrunire, accenditi anche di giorno, per esempio, a seconda di come impostiamo la rotellina, sia al minimo o sia al massimo. Allora Nicola, la prima cosa da fare ovviamente, prendiamo la fase e la mettiamo sul crepuscolare. Poi prendiamo il neutro e lo mettiamo sul morsetto N. Neutro. Poi il ritorno della lampada, portarlo sul morsetto L1 del crepuscolare. E infine prendiamo il neutro e lo portiamo sulla lampada, quindi lo attacchiamo praticamente nel neutro che abbiamo messo precedentemente sul crepuscolare e li mettiamo sul morsetto N del crepuscolare. Perfetto, tutto fatto, facciamo vedere, inclina un po', ok, quindi abbiamo il neutro della lampada e il neutro della corrente che arrivano sul morsetto N, la fase che arriva sul morsetto L del crepuscolare e abbiamo il morsetto L1 che va sull'altro filo della lampada. Ok, quindi sarebbe il ritorno, tanto per capirci. Allora, adesso se lo mettiamo sotto tensione, come regola non dovrebbe succedere niente, perché effettivamente il crepuscolare legge la luce del giorno e quindi non succede assolutamente niente. Se però mettiamo il crepuscolare nel suo scatolino, nel suo imballino, in modo da ricreare, diciamo, una notte artificiale, ecco qui, succede che trascorsi 15 secondi, perché ha un ritardo all'accensione il relè crepuscolare, trascorsi 15 secondi, la lampadina dovrebbe accendersi e il relè entrare in funzione. A posto. Così come per l'accensione della lampada, anche per lo spegnimento c'è un ritardo un po' più lungo, quindi 30 secondi. Nel momento in cui togliamo il crepuscolare dall'astuccetto, dopo 30 secondi dovrebbe spegnersi la lampada. A posto, si è spenta. Ovviamente per ragioni di tempo vi ho accorciato un po' il video, però in realtà sono trascorsi 30 secondi. Quindi tutto funziona perfettamente. Ovviamente per un cablaggio corretto bisogna chiudere il crepuscolare nella custodia. Noi non lo abbiamo fatto per una questione di praticità, per farvi vedere bene come si montava, ma come si fa a inserirlo nella custodia e soprattutto come si chiude la custodia. Per prima cosa ovviamente stacchiamo un attimo i cavetti per farvi vedere tutti i passaggi. Poi prendiamo ovviamente la custodia e facciamo passare i cavi dentro. E adesso lo ricableremo un momento per chiuderlo. Abbiamo riposizionato il crepuscolare nella custodia e adesso dobbiamo chiuderla. La rotellina di plastica grigia che vedete sotto, il PG, diciamo così, il pressacavo,
serve appunto, come vi dicevo prima, quando ci mettiamo il cavo gommato, perché stringendolo ovviamente il cavo non si muove più, non va più né avanti né indietro, ecco, lo fa già con i cavi unipolari, si sono già fermati. Questo non solo serve per fermare il cavo, appunto, pressa cavo, ma serve anche per rendere stagno il crepuscolare. Adesso non ci rimane che mettere la custodia sopra con la vitina. E il gioco è fatto. Nella confezione del crepuscolare esce anche questa staffetta di ferro che serve per installare il crepuscolare appunto a palo o anche a muro. Si inserisce così come vi sta facendo vedere Nicola. In quei due fori possiamo fare, ovviamente possiamo fissare innanzitutto la basetta sul muro, quindi fissare la base sul muro e poi inserisci il crepuscolare sopra. Come al solito, e non mi stancherò mai di dirvelo, con la corrente non si scherza mai, perciò per cortesia non mettete mani dove non sapete mettere le mani, perché io non voglio portarmi nessuno sulla coscienza, non so Nicola tu ti vuoi portare qualcuno sulla coscienza, nemmeno lui si vuole portare nessuno sulla coscienza, quindi mi raccomando ragazzi, chiamate l'elettricista, questi video guardateli così a scopo informativo, divulgativo, per imparare anche delle altre cose, ma mi raccomando, usate molta attenzione con la corrente, perché come ho detto in qualche video, pochi euro non valgono la vita di nessuno. Quindi abbiamo finito per oggi, Nico? Sì. Abbiamo fatto anche, voglio dire, la predica finale, quindi possiamo chiudere. Un saluto da Gianluca. Nicola. Ciao.